Un appuntamento sicuramente importante, importante per l'economia mondiale, importante per le relazioni tra Italia e Russia, visto che per la prima volta c'era un paese ospite ed era l'Italia. È un appuntamento importante anche per l'agroalimentare dei due paesi. L'agroalimentare ha avuto un ampio spazio, sia nei dibattiti pubblici, sia nei colloqui tra il presidente Putin e il presidente Renzi. L'agroalimentare è stato descritto un po' come un ponte di ripresa del colloquio, del dialogo e probabilmente del superamento delle attuali tensioni e sanzioni. L'Italia ha tutto quello che alla Russia serve e la Russia ha tutto quello che all'Italia serve. La Russia ha territorio agricolo, fertile, pronto ad essere valorizzato. L'Italia ha strumenti di valorizzazione, tecnologia, know-how, aziende in grado di valorizzare sul posto e di investire sul posto. Quindi praticamente lei sta parlando di da made in Italy, made with Italy. Questo era il tema sostanziale del dibattito tra Russia e Italia, ma non direi da made in Italy a made with Italy, direi made in Italy e made with Italy, perché se ci sono determinati prodotti agricoli che necessariamente bisognerà fare in Russia, non ha senso produrre carni bovine in Italia e mandarle in Russia, ed è quello che stiamo facendo noi in Russia. D'altro canto ci sono dei prodotti ad alto valore aggiunto che per la loro natura, il legame al territorio, si devono fare in Italia e si devono esportare in Russia. In questo senso c'è stata anche un'apertura del governo russo, che ha detto che avrebbe valutato con particolare attenzione la tutela delle DOP IGP italiane, valutato un rafforzamento della collaborazione su questi aspetti. Di quale prodotti parla? DOP IGP vuol dire un po' tutto, vuol dire parmigiano reggiano, prosciutto di Parma. Oggi in Russia sono oggetto di contraffazione, di imitazione, non potendoli importare li producono in loco. Vogliamo che il governo russo si impegni a difendere l'originalità dei prodotti e a riaprire l'esportazione dall'Italia. Ho capito, ma non ha avuto occasione di assaggiare mozzarella russa o qualcosa? Certo che sì, tutt'altra cosa, è un buon prodotto che non ha niente a che fare con la mozzarella. Ho capito, invece di pranzo con Putin cosa? Tutti prodotti di cucina locale, altissimo livello, ma eravamo tutti troppo presi dalla personalità presenti per apprezzare il cibo. Ah, quindi non italiano ma cibo russo locale? Sì, era prevalentemente un cibo internazionale, d'altronde il vero italiano in parte mancava perché non poteva arrivare neanche in quell'occasione. Ho capito. Invece come state già andando molto bene con la sua azienda in Russia? Avete piani di espandere? Sì, sicuramente sì, oggi abbiamo già quasi 900 dipendenti, siamo presenti col più grande industria di lavorazione delle carni a Mosca, il nuovo macello ad Orenburg, stiamo creando nuovi allevamenti nella regione non solo di Orenburg ma anche del Tatarstan. Siamo in costante sviluppo perché crediamo che questo sia il momento giusto per rilanciare gli investimenti nel paese. Quindi le sanzioni vi hanno ostacolato, vi hanno aiutato per rivedere il business di nuovo e fare qualche nuovo modello? Credo né ostacolato né aiutato, noi abbiamo fatto sempre due cose, produrre localmente ed importare le eccellenze dall'Italia, ed è quello che continuiamo a voler fare. Chiaramente oggi ci mancano dei prodotti che speriamo tornino presto nella nostra distribuzione.